Quanti di voi hanno sentito parlare di motori alternativi, motori alimentati ad alcol, a rifiuti o ad acqua, o di carburatori che permettono di fare centinaia di chilometri con 4 litri di benzina, o di motori elettrici o magnetici con una durata praticamente infinita? Voi non li conoscete perché se dovessero entrare in uso porterebbero alla rovina le compagnie petrolifere. L'idea del motore a combustione interna è considerata superata da almeno 50 anni. Ma la pressione dei cartelli petroliferi e le normative di governi corrotti ci costringono a usare la benzina da oltre un secolo. Le grosse società sono le principali responsabili della distruzione dell'acqua che beviamo, dell'aria che respiriamo e del cibo che mangiamo. Loro non si preoccupano del mondo che distruggono, ma solo dei soldi che possono ricavarne. Quante maree nere potremo sopportare ancora? Milioni di litri di petrolio stanno distruggendo l'oceano e le forme di vita che lo popolano. Tra queste c'è il plancton, che fornisce dal 60 al 90% dell'ossigeno della Terra e da cui dipende l'ecosistema marino, che è una componente essenziale delle riserve di cibo del nostro pianeta. Ma il plancton sta morendo. Allora mi sono detto, andiamocene in qualche paese sperduto della Terra, uno qualsiasi, basta che sia lontano. Ma facendo qualche piccola ricerca, ho scoperto che questa gente fa commercio di rifiuti tossici in tutto il mondo. La legge dice nessuna società può essere multata per più di $25,000 al giorno. Se una compagnia guadagna 10 milioni di dollari al giorno scaricando tossine letali nell'oceano, il guadagno resta sempre assicurato. Condizionano stampa e televisione e grazie a loro le nostre menti. Hanno fatto diventare un reato difendere le proprie ragioni. E se lo facciamo ci definiscono pazzi provocatori. Siamo infuriati perché siamo danneggiati a livello chimico e genetico in un modo incredibile. Purtroppo i nostri figli pagheranno le conseguenze. Un'ultima cosa. Fino a che inquinare la Terra sarà un affare redditizio, società e singoli individui continueranno a fare quello che vogliono. Noi dobbiamo costringere queste società a operare in modo sicuro e responsabile nell'interesse di tutti. E se non lo faranno, riprenderci le nostre risorse e fare ciò che riteniamo più giusto nel cuore e nella mente. Saliva bollente che distilla castità, è la genesi che spreme cera su seta, perle su chiodi. Succhia la clemenza, aroma perfido, l'ennesima replica, china sul loto, calce sul cuoio, ma questa cerimonia
contorta e sinuosa. C'è solo uno schizzo che ancora non osa. Sempre più vicino a me,
Guardarmi indietro e non essere all'altezza del mio ricordo vivido. Non è controllo che ci manca, è solo un po' di testa, è solo la coerenza. Ma non è giusto scappare, non è quello che ci aspetta. Pensavo fossimo pioggia, ancora resto incredibile. Nemmeno l'ultima goccia ci affogherà nella plastica. Tornare a casa e non vederti sarebbe come cadere da un tetto. Mi sembra chiaro, persino il precipizio potrebbe non bastare. Chilometri di regole, chilometri di falsità. Mi sembra assurdo non buttarsi. E questo è il mondo che volevi, questo è l'abisso che cercavi. Pensavo fossimo pioggia. Tornano di moda
moda le ragazze leggere, le foto mezze nude con in mano un bicchiere. Tornano di moda i palestrati, ribelli e gli emarginati. Tornano di moda i tatuaggi, perché farli si diventa più saggi. Tornano di moda le barbe incolte, le tesi sulla vita e la morte. Tornano di moda, tornano di moda, tornano di moda, tornano di moda, tornano di moda. Sì che tornano di moda, tornano di moda, tornano di moda, tornano di moda, tornano di moda. 2000 sole. Alternative, oh, oh, oh. No, non lascia alternative, oh.
Cos'è? Mio malgrado è un cliente zampano. E ce l'ha spesso in banca? Beh, sì. Ma allora è un masochista. No, è che devo chiedere un mutuo. Quanto è il vostro cachet? Sì, ma tipo un milione di euro? Me coglioni quanti soldi prendete? Ma voi tre venduti non eravate una voce alternativa? Vogliamo parlare di signoraggio? Ma sì, il grande concorso. Signore e signori, il signoraggio signora. Partecipare è facile. Se sei la Banca Centrale Europea SPA, divertiti a stampare gli euro spendendo solo 30 centesimi per ogni banconota e prestali ad ogni nazione della comunità per il suo valore facciale. La comune carta stampata che ci presterai non ha nessuna copertura in oro e noi saremo più che felici di restituirtela indietro al valore nominale più gli interessi attraverso le tasse. Il gioco è fatto. Il debito pubblico sarà solo il debito che avremo noi nei confronti delle banche. E adesso dove va? A farmi fottere. Banche. Sempre a quel servizio. È al tuo servizio. Ladies and gentlemen, I'm your DJ.